to je sve bilo dok nije desio se taj napad iz vatre. Jemi ende në një të qendrën e pavarur të lajmeve dhe rrjetin e radiove lokale. Ju dëgjuat bllokun me lajmet kryesore të ditës. Jemi pikërisht në pjesën tematike të edicionit qendror të lajmeve, të cilën do e nisim me kronikat e paralajmëruara. E oggi abbiamo avuto ancora una attacca. Con prilikom je povređen teže jedan starac. Un vecchietto ha una seria. Već sam vidio koga, sa s druge strane bočne, ja sam išao desnom stranom mojom, samo kad mi ga voko i pao sam u kanal. We had problems here, kids and grown-ups all together. We were beaten. See, I don't have a nose bone. When I was little, Serbs, we used to beat every day with them. We killed fear long time ago. When it was wartime, there was fear. Now it's no fear. But my lyrics come from the current situation, the politics, the poverty, the no job having people, and the voice. I spread the voice of the people that they are afraid to talk about things. That's what I do for them. The return process is extremely slow, and unfortunately in the last 10 years, out of these 220,000 people, the figures are something like 17,000 of them returned. For example, in 1999, we had something like 40,000 Serbs living in Pristina. Today we have 68 of them. Prištinu smo napustili 1999. godine, kad su KFOR zajedno s Albancima došli direktno u svaku srpsku kuću, pa i u našu, lepo rekli da napustimo kuću, da i proterali nas. 2004. godine stradao sin Popović Dimitrije, učenik srednje medicinske škole u 17. godini života. Perché le mie amiche che erano dall'altra parte, cioè sono dovute vendere la casa e venire dall'altra parte. Tutte le cose belle sono dall'altra parte, poi non voglio entrare da quelle parti, però non mi sembra giusto che questo è un posto molto bello e che sia diviso. Parlo italiano perché ho vissuto 15 anni in Italia, sono tornata dall'Italia dopo 15 anni di vita là perché non ce la facevo più a sentirmi dire ancora extracomunitaria e
la mia venuta in Kosovo è del tutto casuale, tramite degli amici mi sono trovata bene, mi è piaciuto il Kosovo. E poi io, studiando relazioni internazionali e diplomazia, essendo il Kosovo l'ultimo paese formatosi al mondo, quindi mi sembrava una buona opportunità ai tempi. E se sei albanese e lavori qua in Kosovo, vieni considerato locale, staff locale, non staff internazionale. Io lavoravo all'agenzia delle privatizzazioni 2 anni fa ed ero considerata staff locale, anche se non sono kosovara. Quindi per legge io sono straniera, per legge. Well, I don't know if you've been here during the 2006, 2007, if I can say. In that time there were a lot of organizations coming from Arabic countries. And there were, as we heard, because this is not a fact, they were paying some people to wear the scarf. If the KFOR would unfix the holy sites which are now under KFOR protection, there is a very, very serious danger that they will be attacked or destroyed, because so far 150 Serbian Orthodox churches have been brutally burned, plundered and destroyed, and we don't have confidence that this may not happen again, so we are very concerned and worried. Ne može ostati slepa i doživotno u kolici. Pa, najviše financije da bi mogli malo pušamo još nekada da je odvedemo. Šta radiš ovdje tokom dana po terenu? Kako provodiš vreme? Potresti mai avere un amico serbo? Perché no? Perché no? Anche perché quando ero in Italia c'era uno nella mia classe, appena perché io sono andata quando c'era quella guerra e litigavo sempre, sempre con lui. Lui faceva no, voi mi avete fatto la guerra, io dicevo la stessa roba, però adesso quando lo vedo, cioè, l'abbraccio è normale. Le tue amiche potrebbero mai avere un amico serbo? Le chiedo. Sì. Anche se posso essere un po' di sì o no? No.